Anche oggi viabilità autostradale rallentata e problemi al casello di Genova Ovest e poi sulla viabilità ordinaria a causa delle auto che sono dirette al terminal traghetti. Tutto è durato oltre 2 ore, più o meno dalle 18 in poi, fino alle 20, quando finalmente la strada si è liberata. Da parte dell'assessorato alla mobilità del comune su questo tema c'è un silenzio assordante, pare che non importi che la città sia bloccata in due, pare che non importi che i turisti che arrivano a Genova per imbarcarsi abbiano un pessimo biglietto da visita della nostra città. Sembra che nessuno sia interessato a trovare soluzioni. Eppure ogni giorno dell'estate è stato così, con il traffico paralizzato, la città divisa in due. Dal 15 agosto sarà ancora peggio perché oltre alle nuove partenze ci saranno anche i rientri.